Ok. Infatti più o meno l'ultimo punto importante era il lavoro di Carnot sulle macchine termiche, e a Carnot si deve una delle formulazioni più importanti del secondo principio della termodinamica, che è basato sul rendimento delle macchine. L'obiettivo era, ok, io ho questa macchina termica fatta come è fatta, ci sono limiti teorici a quanta energia, quanto lavoro, meglio, posso estrarre, posso utilizzare usando quella macchina, concetto di rendimento. Ok? L'altro punto cruciale è questa osservazione apparentemente minore fatta da un botanico scozzese, Robert Brown, il quale, osservando del polline sospeso in acqua, vede che questo polline continua ad agitarsi, non sta mai fermo. Sulle prime pensava che fosse dovuto al fatto che questo polline fosse vivo, quindi bolle d'acqua, uccide qualunque forma di vita presente nell'acqua, la riosserva a temperatura ambiente e rivede di nuovo il polline agitarsi. Quindi diceva, io non so interpretarlo, però pubblica il lavoro e per la pubblicazione e l'interpretazione sono quasi 80 anni, è rimasto un mistero. Nessuno era in grado di interpretarlo. Questo vediamo che avrà un ruolo in quanto segue molto importante. Quindi, lo sviluppo delle macchine termiche pone una domanda. Che cosa è il calore? Cominciamo a interpretarlo. E ci sono due interpretazioni possibili. Una lo vede come fluido, Carnot credeva in questo, eh? Carnot ha fatto la sua teoria ipotizzando che il calore fosse un fluido materiale. Oppure, legato al moto degli atomi, teoria cinetica. Le due non sono in contraddizione, ma offrono interpretazioni diverse. Un primo passo verso la nostra moderna interpretazione lo fa questo personaggio di cui mi sembra che avevamo già parlato ieri, contenuto, giusto? Era un dipendente, ecco, un ex militare, dipendente del finanziato, come sponsorizzato dal direttore di Baviera per costruire cannoni, e si accorge che nella produzione dei cannoni più uno lavora in metallo, più calore ne estrae. E quindi questo va contro l'idea che il calore è un fluido, perché a un certo punto se fosse un fluido, una volta estratto tutto non ne resta più. Afferma per la prima volta che probabilmente il calore non è un fluido, ma è una forma di energia. Questo l'abbiamo già visto. Ecco, qui c'è la macchina di Carnot che studieremo in dettaglio più avanti con la rappresentazione nel piano pressione-volume. Un altro contributo importante all'interpretazione del calore come forma di energia viene da questo personaggio, James Prescott Joule, che è un autodidatta in realtà, aveva un'industria che produceva birra a Manchester e un piccolo laboratorio, e si poneva il problema di vedere se, per esempio, fosse più utile utilizzare altri tipi di macchine, non solo quelle termiche, per estrarre energia per svolgere il lavoro. Con questo sistema, invece di un contenitore dove c'è dell'acqua, un mulinello con dei pesi che scendono, lui osserva che se lascia cadere questo peso, che quindi scendendo mette in rotazione il mulinello agita l'acqua, l'acqua si scalda. E questo è un sistema molto semplice. Semplice, dopo che uno l'ha fatto, ovviamente trovarlo e costruirlo è frutto di molto acume, molta abilità anche tecnica. Questo sistema converte l'energia meccanica, quella gravitazionale legata al peso del corpo sospeso, in energia termica associata alla variazione di temperatura. Esegue molte misure molto accurate e stabilisce qual è la conversione tra unità del calore, la caloria, quanto calore serve per far aumentare di un grado di temperatura una data massa di acqua,
e in tanta energia meccanica, che prende il nome proprio da lui. I Joule prende proprio il nome da James Joule. E quindi c'è una prima equivalenza numerica tra il valore e l'energia meccanica come prima la conosciamo. Questo lo rivedremo anche qua. Un altro punto nodale sul studio delle macchine termiche è legato dal punto di vista teorico a questo signore, Rudolf Clausius, che non lo confondere con Celsius, attenzione. Lui va a esaminare i meccanismi che stanno alla base delle macchine termiche, prende la prototipo di Carnot, che abbiamo visto nel diagramma di prima, e si focalizza sul fatto che una certa quantità di calore deve essere comunque restituita all'ambiente, come vedremo a breve. E esprime questa proprietà in termini di leggi generali, e una delle quattro formulazioni del secondo principio è proprio legata a Rudolf Clausius. Okay? E per quantificare questa necessità di cedere calore all'ambiente, introduce il termine di entropia. Che è una grandezza fisica legata al sistema, legata al tipo di energia, alla, se potete definire, alla qualità dell'energia. Okay? Calore e lavoro sono energie che hanno la stessa quantità, ma hanno caratteristiche diverse. Queste caratteristiche vengono misurate dall'entropia. Di questo abbiamo già parlato, e il suo, questo, l'agitazione termica, che vedete un disegno, sarà la chiave per l'interpretazione della teoria cinetica. Questo diagramma che ho visualizzato anche prima sul rappresenta il funzionamento della macchina termica, il fatto di rappresentare le deformazioni sul piano pressione e volume, in realtà servirebbero tre assi, pressione, volume e temperatura, è un diagramma che si chiama diagramma di Clapeyron, perché fu introdotto da questo studioso, che riformula analiticamente le proprietà dei gas e delle conoscenze termodinamiche del suo tempo, in particolare il modo di studiare appunto le trasformazioni nel piano cartesiano pressione e volume. Rielabora matematicamente le leggi sperimentali note a suo tempo, quindi quella di Boyle, di Lussac, Charles, e propone la formulazione dell'equazione di stato dei gas perfetti, cioè pressione per volume su temperatura è una costante. Okay? Poi successivamente un altro include in questo conto che è la legge di Avogadro, per cui si arriva alla formulazione attuale, che dove è nel numero di moli, o se volete è n volte k con k costante di volte, ma il numero di moli. Quindi questa legge data quasi 250 anni fa. Questo sono sicuro che lo conoscete, perché di temi che avete già sentito parlare sicuramente. E questo è uno dei fisici più produttivi e più longevi, ha tenuto la cattedra a Glasgow per sembra 40 anni. È uno dei pochi scienziati che si sono arricchiti grazie alla fisica. Si interessava di un sacco di argomenti diversi, per esempio tutte le gli standard, i meccanismi per la telegrafia in Inghilterra sono suoi brevetti. La trasmissione di segnali via cavo, anche sotto lì, ha sfrutta brevetti suoi, occupato anche pure di elettrodinamica. In particolare usa per la prima volta il termine termodinamica in un articolo che rimane una pietra miliare nella storia della termodinamica. E forma un annunciato alternativo della seconda legge. La scala
l'unità di misura della temperatura nel sistema internazionale ha quella K che è proprio la K di Kelvin. È diventato, è stato nominato baronetto, lord, primo lord di Kelvin, proprio per meriti scientifici. Il nome è Benjamin, è l'ordine del tempo. Anche James Maxwell ha un ruolo importante nella storia della termodinamica. Lo ritroveremo l'anno prossimo quando le sue quattro equazioni, che erano 20 all'inizio che sono risultate a 4, descrivono e riassumono, sintetizzano tutta l'elettrodinamica. In ambito della teoria cinetica lui elabora una formulazione della meccanica statistica, in particolare una evoluzione della distribuzione dell'energia e della velocità delle particelle in un gas che prende il nome suo e di Boltzmann, distribuzione di Maxwell Boltzmann. Okay? E dà contributi fondamentali alla meccanica statistica, cioè alla termodinamica che utilizza la teoria atomica. Ecco, l'altro grosso nome della termodinamica statistica è Max, è Ludwig Boltzmann. Lui è austriaco di Vienna e la sua interpretazione di questa S è l'entropia, che è una grandezza macroscopica, in termini microscopici, questa addirittura è scolpita sulla sua tomba monumentale al Museo di Vienna. Lui fornisce la chiave per interpretare microscopicamente la teoria termodinamica. Ahimè, ebbe la sfortuna che la sua epoca, la teoria atomica, non era condivisa da tutti, tra l'altro vediamo qual era il nodo che opposto alla teoria atomica, e questo gli causò grosso stress, in particolare non seppe ribattere alle critiche dei colleghi e dei non atomisti, e di salute non stava neanche tanto bene, e purtroppo questo l'ha portato, ahimè, alla morte prematura, al suicidio, si è buttato nel sentiero olimpico qui vicino a Cristo nel 1904. Avesse aspettato ancora un anno, avrebbe potuto evitarlo, almeno il problema scientifico era evitato, perché nel 1905-1906 c'è la prova teorica e sperimentale dell'esistenza degli atomi, quindi quello poteva evitarsi, ma ahimè. Infine, un altro nome importante è questo, Walter Nernst, una formulazione di un altro principio della termodinamica, il terzo, legato allo zero assoluto. È una formulazione del terzo principio che afferma che non posso andare sotto lo zero assoluto. Ci si può arrivare anche per vie, tra virgolette, intuitive, utilizzando questo risultato, ma in realtà la formulazione esatta, corretta e generale è quella di Nernst. E adesso, dal punto di vista dei laboratori più avanzati, si riesce ad arrivare a 10 alla meno 6, che non è zero, però è molto vicino. L'interpretazione corretta di questo principio richiede però la fisica della struttura atomica, quindi la meccanica quantistica. Non è possibile interpretarlo in termini classici. Vediamo di fare un po' il punto. Okay. Fino al 800, inizio del 900, avevamo due pilastri. La termodinamica classica, che in base a alcuni principi, in realtà ce ne sono tre, interpretava e descriveva la parte della fisica che coinvolge la temperatura, il calore e gli scambi di energia tra lavoro e calore. Uno in particolare dei tre principi, il secondo, afferma che l'entropia di un sistema chiuso non può diminuire, non può che stare costante sul processo ideale o aumentare su quello reale. Questa è una delle pochissime leggi della fisica dove c'è una diseguaglianza.
e distingue quindi passato e futuro. Un processo avviene verso un'evoluzione che comporta un aumento di entropia, mai il contrario. Quindi se ho due sistemi, uno ha entropia bassa e uno entropia alta, so distinguere chi viene prima e chi viene dopo. Ricordate il famoso uovo che cade per terra? Se ho un uovo in teoria in mano e l'uovo rotto per terra, so quale dei due, delle due istantanee, è prima dell'altra. Posso ordinarle. Ok? E poi c'è la termodinamica statistica, quella basata sull'ipotesi atomica, che utilizza quindi la dinamica newtoniana, immaginando che gli atomi siano scarette rigide che urtano l'una con l'altra, per la quale però questo è ininterpretabile. Cioè la fisica di Newton non distingue tra passato e futuro. Tutte le leggi della dinamica sono leggi reversibili. E questo è quello che prende il nome di paradosso del tempo. Come si risolve questo lo vedremo prossimamente, non voglio anticiparvi niente. Successivamente, altri sviluppi della termodinamica sono il legame tra temperatura e radiazione. Ogni corpo, a qualunque temperatura si trovi, anche noi adesso, emette radiazioni. Non so se avete mai visto un paio di film, per esempio, di spionaggio, eccetera, esistono dei cannocchiali, degli occhiali, che consentono di vedere la radiazione infrarossa, che normalmente con gli occhi nostri non vediamo, e questo è legato alla temperatura di chi emette la radiazione. Quindi se noi ci guardassimo adesso con questi occhiali, vedremo tante macchie rosse in corrispondenza della nostra posizione. Okay? La radiazione, o meglio, il bilancio energetico tra un corpo della temperatura e la radiazione che emette e assorbe comporta che la radiazione sia distribuita in un modo particolare, come radiazione o distribuzione di corpo nero, e l'interpretazione di questa curva nell'ambito della fisica fino alla fine dell'Ottocento era impossibile. E questo contraddiceva tutte le conoscenze precedenti. Non era interpretabile. Fino a che Max Planck, uno dei più elementi più acuti dell'Ottocento, dice: beh, io riesco a ritrovarmi in questa curva, ma a un costo molto elevato. Devo ipotizzare che l'energia che si possa scambiare tra particelle, quindi atomi e ambiente, sia scambiabile in pacchetti ben determinati, ben finiti. Lui ha chiamato quanti di energia. Cioè non è possibile scambiare una quantità qualsiasi di energia. Se questo è vero, allora utilizzando questa ipotesi posso interpretare quella curva. Questo è uno dei primi passi verso la meccanica quantistica, quindi è legato a uno sviluppo, se volete, della termodinamica. Siamo nel 1900. Planck stesso diceva: io sono forzato a fare questa ipotesi contro la mia intuizione, diceva, che è talmente diverso da quanto ho iniziato a pensare, che ammetterlo era per lui un enorme sforzo. Però ha funzionato e sta ancora funzionando. Un altro sviluppo ancora più recente è dovuto a questi due personaggi, Gonzaga e Prigozhin, uno è belga, l'altro mi sembra che sia dell'est Europa, i quali si sono posti questa domanda. La termodinamica, quella classica, si occupa di sistemi in equilibrio. Vi parleremo sempre di gas in equilibrio termico, e di evoluzioni lente. Che succede se invece andiamo a vedere sistemi fisici molto lontani dall'equilibrio? In particolare, una delle cose più interessanti sono le strutture dissipative, cioè strutture che si formano spontaneamente quando ci sono
situazioni molto lontane dall'equilibrio, come per esempio queste che sono celle convettive che si formano, ad esempio, come se no osservate a vedere a occhio è difficile, però anche in una pentola di acqua che bolle, la convezione dell'acqua che si sposta dal fondo della pentola alla superficie forma celle convettive. Lo si vede bene per esempio nell'atmosfera del Sole, tutta fatta a quadratini somiglia a questo tipo. Quindi, in condizioni lontane dall'equilibrio, possono formare strutture ordinate. E questo ha notevoli applicazioni per quanto riguarda le nanotecnologie. Qui vedete per esempio si è influenzato anche l'arte, questo è un quadro di un pittore contemporaneo, non ricordo il nome, ma è ispirato proprio alle strutture di sintetica. Ok? Ma come influenza la tecnologia? Prego? Come influenza la tecnologia? Beh, lì puoi utilizzare questo tipo di strutture per esempio per produrre reticoli, per produrre fenomeni ottici, per creare oggetti ordinati su scala molto molto piccola, cosa che altrimenti non potresti fare. La prima che mi viene in mente. Allora, riassumiamo. La termodinamica è una parte fondamentale della fisica dei fenomeni naturali e influenza molto del modo in cui l'uomo vede se stesso e l'universo. E come tutta la fisica è in evoluzione, cambia. La scienza per sua natura è l'ambito in cui idee nuove generalizzano, cambiano quelle vecchie. Mettere in discussione quanto si sapeva fino ad adesso è uno degli obiettivi principali del pensiero scientifico e forma uno strumento di indagine molto importante. Perché? Perché è un risultato di fenomeni con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. E molti dei sviluppi per termodinamica sono legati a problemi pratici, molto molto tra di loro terra a terra. Non è sempre vero che le grandi scoperte vengono da grandi problemi teorici. Qualche problema pratico può essere altrettanto utile per stimolare uno sviluppo teorico. E offre una chiave interpretativa a concetti a priori lontanissimi, come il termometro e la freccia del tempo, che è quello che andremo a vedere. Ci sono domande? Se non ci sono domande, quanto tempo abbiamo ancora qui? Perfetto, ce la facciamo. Allora, approfitto della questa l'avete già vista la storia della teoria atomica, ok? E non voglio rifare tutta la lezione, ma parto da dal moto browniano. Ho anche, se ci riesco sempre, un video che vorrei mostrarvi. Eccolo. Queste sono particelle di latte in sospensione in acqua. Vedete che si muovono, vedete che molto più eccitazione. Particelle di grasso del latte. Vista al microscopio ovviamente. E questo è il moto browniano, che è rimasto non interpretato per 80 anni. Come interpretare il moto browniano? Scusate. Ops. La sua importanza in relazione al teorema, alla teoria atomica, viene già anticipata da questo fisico italiano Giovanni Cantoni, il quale afferma che il moto browniano probabilmente è un utile banco di prova per la verifica della teoria atomica. Ma essendo un italiano e me non lo considera più che tanto quasi nessuno,
Diversa cosa quando invece lo affermano i francesi. Henri Poincaré, uno dei più grandi fisici matematici tra 800 e 900, ha scritto 500 articoli, una cosa monumentale, è il padre della teoria dei sistemi dinamici complessi, la teoria del caos, nasce da qui. E riprende Cantoni e riafferma appunto anche lui l'importanza del moto bolognano come banco di prova. Però a quell'epoca, diciamo fine dell'Ottocento, non c'è un unanime accordo riguardo all'esistenza degli atomi. Ci sono due scuole, quella atomica e quella energetica, tra virgolette, in cui si diceva che tutti i processi naturali sono dovuti a scambi di energia, gli atomi non esistono. Sono un trucco matematico per far tornare i calcoli. E l'obiezione a questo si basa essenzialmente sul paradosso del tempo. Dicevano, se ci fossero gli atomi, se fosse vera la teoria atomica e quindi l'interpretazione statistica della termodinamica, allora non dovrebbe essere valido secondo il principio della termodinamica. Anche la termodinamica non dovrebbe distinguere tra passato e futuro. Okay? La chiave per interpretare il moto browniano viene o viene, può essere ricondotta da questo brano di Lucrezia. Negli anni, cos'era questo? Negli anni 20 esce una traduzione in tedesco dell'Ergo Natura, dove la prefazione di un certo Diels, un attivista tedesco, dove la prefazione è stata scritta da Einstein, quindi Einstein sicuramente conosceva Lucrezio. A scuola dicevo anche i voti migliori in matematica e in latino, quindi lo conosceva sicuramente. E Lucrezio dice essenzialmente questa cosa qui, dice: se io guardo in una giornata di sole guardo un controluce della polvere, posso vedere qui il discolo che si agita moltissimo. L'idea è questa, anche se l'idea è fisicamente sbagliata. Perché? Perché il moto della polvere è un moto legato alla convezione, un moto convettivo, non è un moto microscopico, un moto macroscopico, però l'idea è buona. Dice, in realtà il moto della polvere può essere un esempio di come si comportano gli atomi a livello microscopico. Si agitano in continuazione, vanno di qua e di là, si mutano, scozzano, si respingono, saltano, eccetera, eccetera. E questa idea è proprio la stessa che utilizza Einstein in un articolo del 1905, in cui dice, in accordo con la teoria molecolare del calore, era il nome con cui a quell'epoca si indicava la teoria cinetica, corpi di dimensioni visibili, le particelle di polline, sospesi in un liquido, sono dotati di movimenti di tale ampiezza da poter essere facilmente osservati. Quindi posso avere il caso in cui alcune cose posso vederle col microscopio e queste sono in moto perché? Perché attorno a loro hanno atomi invisibili che li urtano, atomi o molecole che li urtano. È possibile che il fenomeno discusso nel suo articolo sia simile e quindi l'interpretazione del moto browniano. Questo è un lavoro teorico. Successivamente, qui io ho fatto una simulazione modificata, in realtà una simulazione in Java, in cui ripercorro quello che Einstein proponeva. Non si riesce a partire. Se pazienza. Stiamo entrando nella mente di un genio, stiamo entrando nella mente di cosa pensava Einstein quando scrisse quell'articolo. Che abbiamo il nostro polline, lo stiamo osservando, il sospeso in acqua, quindi abbiamo solo il polline, che si muove a caso, compie un moto casuale. Okay? Non c'è modo di prevedere dove va, può andare di qua, di là, dove gli pare. È un moto apparentemente erratico, cioè casuale, appunto, imprevedibile.
Rand, un altro esempio. Einstein dice, ma se immaginassi che qui attorno ci fosse degli atomi che lo colpiscono, il moto del nostro polline potrebbe essere il risultato dell'urto con gli atomi dell'acqua, le molecole dell'acqua. La simulazione ci permette di visualizzare le molecole dell'acqua. Sono i pallini neri. A questo punto è evidente che il polline, cioè la palla gialla, si muove in risultato degli urti con i pallini neri che lo urtano, che altrimenti non vedrebbe. E quello che vedo non è quindi a questo punto per niente casuale, nel senso che non posso spiegarlo, è esattamente quello che ottengo quando tanti atomi lo colpiscono, che possono essere anche molti, ma siccome non è un continuo, cioè se la materia fosse un continuo, un fluido continuo, avrei tanta materia a destra quanto a sinistra, non potrebbe spostarsi né di qua né di là, né di su né di giù, se la materia fosse continua fluida. Invece è discreta, fatta di pallini, e questi pallini, urtando il polline, causano questo moto casuale. La genialità è, oltre a questo, anche l'intuizione e la dimostrazione matematica che se, possiamo fermarlo, scusate, se se studio il moto di quella pallina gialla, mi accorgo che c'è una relazione non tanto tra la sua posizione, che potrebbe essere a destra, a sinistra, in alto, in basso, in modo ugualmente probabile, ma col quadrato del suo spostamento. Perché? Perché se metto il quadrato, questo cancella i segni. Se faccio una media delle posizioni, questa mi viene centrata nell'origine. Non c'è motivo che sia più positivo o più negativo. Ma il quadrato cancella il negativo, e di fatto posso dimostrare che se vale la teoria atomica, questo spostamento quadratico è proporzionale a quanto tempo passa. E quindi se calcolo o misuro meglio lo spostamento quadratico, ovviamente dal punto di vista statistico, cioè devo farlo su un campione molto ricco di esempi, ottengo una proporzionalità diretta tra lo spostamento quadratico e quanto tempo è passato. Attenzione, il coefficiente di proporzionalità, questo 2 di grande, è legato al numero di Avogadro, che, attenzione, nessuno aveva mai misurato prima. Un'obiezione alla teoria atomica e dice, ok, esistono gli atomi, quanto sono grandi? Quanto sono massicci? Nessuno lo sapeva, perché non c'era, c'era la legge di Avogadro, cioè volumi uguali di gas diversi alle stesse condizioni di pressione e temperatura contengono lo stesso numero di particelle, ma alla domanda quanti sono, Avogadro non sapeva, nessuno l'aveva misurato prima. C'è un certo Loschmidt che ne ha un'idea abbastanza buona, contemporaneo di Boltzmann, però non l'aveva dimostrato. La prima misura è questa. Questo è il lavoro, ripeto, teorico. Un anno dopo questo signore, Jean-Baptiste Perrin, francese, fa un esperimento sulla stregua del lavoro teorico di Einstein e fa le misure. Anche qui vedete l'importanza della tecnologia. È uno dei primi esperimenti che utilizza la macchina da presa, perché filma il moto della stazione termica delle molecole del polline. E fa una relazione tra il delta x quadro, spostamento quadratico, e il tempo, e gli viene una relazione di proporzionalità diretta. Misura il coefficiente angolare di questa retta e misura il numero di Avogadro. Ci sono degli esempi. 6,022 invece la 23. La misura viene lì. Prende il premio Nobel nel 26. Dopo 24 secoli, l'esistenza degli atomi è finalmente dimostrata. Non c'è altro modo di interpretare il moto browniano. Da lì in avanti, dal 1906 in avanti, nessuno ha più dubbi sull'esistenza degli atomi. Poco dopo cominciano i problemi, perché alcuni atomi cambiano struttura, cambiano
tipo chimico, decadono, come si dice. Quindi se un oggetto cambia di caratteristiche deve avere qualche meccanismo interno che causa questo cambiamento. La prima idea che l'atomo ha struttura interna viene dalla radioattività. E quindi si va a indagare come è fatto dentro, e uno dei primi modelli, dopo la scoperta dell'elettrone, è quello a panettone, no? Ho una nube di carica positiva e gli elettroni più o meno disposti a caso al suo interno. Questo modello viene messo in discussione da Rutherford, che spara particelle alfa verso una lamina d'oro molto sottile, e alcune di queste vengono spinte indietro, quindi anche angolo di flessione a 150 gradi. Lui dice, commenta l'articolo dicendo, sarebbe come dire, io sparo una proiettile di piombo su un foglio di carta e questo mi torna indietro. Una cosa totalmente inaspettata. Questo avviene solo perché la carica positiva non è diffusa su tutto l'atomo, ma è mai concentrata nel nucleo. Quando le particelle colpiscono il nucleo tornano indietro, altrimenti lo attraversano quasi senza forza. Quindi si passa il modello di atomico di Bohr, quello planetario, ma anche questo ha difficoltà interpretative, e per rendere conto di quel tipo di modello la fisica classica deve essere messa da parte e deve essere generalizzata a quella che chiamiamo meccanica quantistica. Una fisica che si basa su un modo di ragionare, ahimè, completamente diverso. E la in teoria dovremo vedere qualcosa l'anno prossimo, ma la comprensione di questo tipo di processi, la comprensione significa capisco e sono in grado di fare esercizi, di fare dei calcoli, richiede una comprensione decente e profonda l'uso dei numeri complessi, l'analisi complessa, che non diciamo ci può fare. Quindi avremo, se siamo fortunati, vedremo qualche indizio, di meccanica quantistica, non di più, che avrebbero fatto. Abbiamo ancora qualche minuto. Se abbiamo ancora qualche minuto vi invito, posso, avete domande e chiudo. Vi invito a utilizzare, qui io ve lo mostro via browser. Andate su un browser qualsiasi e digitate PHET, Physics Education Technology, lo conosce già. È un sito, uno strumento didattico molto utile, prodotto, creato a Boulder in Colorado. Io ho conosciuto a un congresso gli ideatori di questo sito, cioè le persone che lavorano in quell'università, e tutto nasce da un premio Nobel dell'Università di Boulder, che quando è andato in Svezia ad accettare il premio, nel discorso di accettazione dice, ok, io ho fatto il premio Nobel avuto per l'elettrodinamica quantistica, dice, fino adesso ho fatto questo, da oggi in avanti farò qualcosa di veramente difficile. Mi occuperò di come insegnare fisica. Con i soldi che ha avuto, ha fondato sul dipartimento di didattica della fisica, si occupano dai bambini delle elementari fino a quelli dell'università, e hanno creato questi strumenti che sono di grande utilità didattica. Ne vediamo adesso uno, c'è la versione inglese è pubblica di simulazione, ma sono ormai quasi tutte tradotte, anche in italiano. Anzi, facciamo così, questo è il sito, io ve lo mostro è più comodo per me usare l'app, che è gratuita, potete scaricarla, e anche per Android. Quello che vediamo oggi che iniziamo in realtà, ma vedremo più avanti, questo sulle proprietà dei gas. Vedete, se vedete bene,
cominciamo con questo. Qui abbiamo un contenitore il cui volume è variabile, questa mandiglia ci consente di aumentarlo e diminuirlo. Qui c'è un altro volume, una mandiglia che serve ad aprire il coperchio e far uscire eventualmente il gas se ce n'è troppo, un termometro, un manometro, misura la pressione, una sorgente di calore e un iniettore di particelle. Per esempio potremmo iniettare qualche centinaio, 500 particelle. La temperatura iniziale è di 300 K, okay? E queste raggiungono rapidamente l'equilibrio e la pressione si attesta ai 58 circa atmosfere, o se vogliamo misurarla in pascal 5.9 1000 kilopascal. Qui ci possiamo fare di tutto, possiamo dire blocchiamo questo non mi permette di farlo perché facciamo così, questo è meglio. Teniamo fermo il volume, quindi tolgo la maniglia e posso scaldare il gas o raffreddarlo. Diciamo che anziché 317 voglio scendere a 150, qui abbiamo 317 K e 62 atmosfere. Scendo a 150 K circa. Ecco, grosso modo. Cosa potete dire della temperatura? È dimezzata. Siamo a 29. Ok. Eravamo a 300, andiamo a 600. A 300 K c'erano 60 atmosfere. Stare attento a come, ecco, 116 atmosfere. Questo è utilissimo per studiare le proprietà dei gas e utilizzeremo parecchio e potete farlo anche a casa, nessun problema, è proprio un laboratorio virtuale ambulante, ok? E qui questo che vantaggio ha? Ci mostra cosa c'è sotto, cioè qui la temperatura, la pressione vengono calcolate usando la teoria cinetica. Quindi immaginate adesso che qui ci sia, che ne so, anziché avere i pallini che vanno avanti e indietro, ci sia proprio una ombreggiatura uniforme, okay? Quella è la termodinamica classica, che ignora la struttura microscopica, e con quella possiamo arrivare, come abbiamo appena visto in due minuti adesso, alle leggi dei gas ideali: la pressione proporzionale alla temperatura, se blocco la temperatura e cambio il volume vedo che pressione e volume sono inversamente proporzionali, raddoppio il volume di mezza la pressione e viceversa. E quindi trovo le leggi di Boyle, di Charles, di Eustache e via dicendo. D'accordo? Il primo passo che faremo è interpretare questo in termini microscopici, quello che fa la teoria cinetica del gas. Ok? Ci sono domande? Vi consiglio questo, che è un giochetto, ma in realtà è un giochetto molto valido dal punto di vista didattico. L'unico limite che ha questo è che non è modificabile, mentre per esempio l'altra simulazione che ho fatto vedere prima viene da un altro sito che si chiama Open Source.